Mostra presepiale nei locali dell'ex palestra GIL di via Vittorio Veneto, organizzata dall'ATOM, l'associazione malati e trapiantati d'organo. L'evento è finalizzato alla divulgazione della cultura della donazione di organi e a dare sostegno alle iniziative di volontariato dell'organismo. Esposti manufatti e opere d'arte presepiale realizzati da trapiantati dell'ATOM. Di seguito l'intervista al presidente dell'associazione, Raffaele Sporti. Siamo con Raffaele Sporti, presidente dell'ATOM, Associazione Malati e Trapiantati d'Organo. Palestra GIL, mostra presepiale, un'occasione per diffondere, promuovere la vostra causa e fare luce su una tematica importante come quella della donazione degli organi. Sì, noi lavoriamo esclusivamente per la donazione di trapiantati d'organi. Il nostro scopo è portare le persone malate di organi all'obiettivo di raggiungere il trapianto. E facendo questa mostra noi facciamo molta pubblicità sulla donazione di trapianti d'organi. È importante nella nostra regione perché le istituzioni più di tanto non fanno. Noi stessi trapiantati ci diamo da fare per aiutare le persone bisognose di un trapianto. È importante perché il trapianto è vita. Io sono trapiantato da 26 anni, sono abbastanza anziano e lavoro ancora. Vuol dire che il trapianto mi ha rigenerato, mi ha dato la vita, grazie a quel donatore che mi ha donato l'organo, io sono trapiantato di fede, che fa sì che io possa continuare a vivere bene. Un'iniziativa molto importante per fare informazioni ed educare le persone, anche perché diciamo, la macchina burocratica a volte la sanità mette un po' i bastoni tra le ruote. Sì, ma è molto scadente. Diciamo, noi come nazione siamo uno dei primi in Europa, ma purtroppo la nostra regione è uno dei fanalini di coda dell'Italia, come al solito su tutto. Sapete, anche la sanità è commissariata da anni, sono 7 anni che la sanità in regione Campania è commissariata, vuol dire che non si fa niente perché quando c'è il commissario blocca tutto. Non si può spendere, non si può fare iniziative, non si possono fare niente. Diciamo, oltre a ostacoli di natura burocratica, di sanità, quali sono i principali, diciamo, ostacoli alla diffusione della donazione degli organi? La noncuranza degli organi istituzionali che dovrebbero fare il loro dovere. Diciamo, noi ci surrogiamo a loro, però possiamo fare poco. Cerchiamo di fare quel poco che è molto importante poi. Richiedete il sostegno delle istituzioni. Ma lo chiediamo da 25 anni, da quando è nata l'associazione. Lo chiediamo da tanto tempo, però sono abbastanza sordi. Speriamo che le cose migliorino a breve. Sì, speriamo, io ho sempre speranza, però nell'attesa ci diamo da fare per fare qualcosa noi. Tutte queste opere, vedete, sono state fatte da tutti i trapiantati, malati e trapiantati. Ci organizziamo e facciamo queste opere. E da queste opere poi, se qualcuno fa una donazione all'associazione, possono prendersela donando qualcosa anche loro all'associazione in modo che noi sopravviviamo e poter fare e donare una speranza a un malato che deve ricevere il trapianto. Grazie.